Ben ritrovati ad una nuova puntata di Sorso Lungo, una puntata un po' particolare per varie ragioni, innanzitutto perché ho detronizzato Mattia Cialini e sono salita io sullo sgabello, poi perché ci siamo allontanati dalla nostra sede abituale in cui giriamo di solito Sorso Lungo. Tutto questo perché abbiamo ospite qua con noi l'onorevole Luca Sani, presidente della 13ª Commissione Agricoltura. Per noi, benvenuto Luca, per noi è davvero un piacere e un onore averti qui. Per me poi è un doppio piacere, perché svelo subito tutte le carte, Luca, e svelo che noi e Luca siamo concittadini. Conosco Luca ormai da molti anni e poi non concittadini tipo di una città come Milano che fa quasi 1,5 milioni di abitanti, concittadini di Massa Marittima che ne farà 8.000 comprese le frazioni. Sì, sì. Allora Luca, qua siamo a Wine TV, quindi parliamo di vino, ma so che è un argomento di cui parli volentieri perché ti sta particolarmente a cuore. Molto volentieri. Come presidente della commissione in questi anni mi sono occupato direttamente del settore che è fondamentale non solo per l'agricoltura italiana ma per l'economia del nostro paese, per cercare di introdurre innovazione nell'impianto normativo, un impianto normativo datato e che aveva bisogno appunto di un'evoluzione rispetto a come sta andando il mercato. E fra l'altro te sei stato fra i principali artefici del testo unico del vino che è entrato in vigore nel 2017. Puoi spiegarci che tipo di strumento è e come può facilitare le aziende? Sì, sostanzialmente si tratta di una legge che racchiude tutte le norme che fino ad un anno fa intervenivano sul settore, talvolta con ripetizioni, ridondanze, appesantendo l'attività delle imprese. Abbiamo voluto raccogliere l'appello che veniva dalla filiera per semplificare le normative e nello stesso tempo introdurre degli elementi di novità, proprio per dare al settore vino italiano una competitività maggiore in campo internazionale. Ci sono molti competitori, da quelli tradizionali, penso alla Francia o alla Spagna, che come noi producono vino da secoli, a nuovi concorrenti, tipo il Cile, il Sudafrica o altri paesi che si stanno affacciando sulla produzione del vino. Occorreva dare una spinta in più al vino italiano e contiamo con il testo unico di esserci riusciti. Perché quali sono gli strumenti, le armi che può avere in più l'Italia rispetto a questi competitors di cui parlavi? Ma l'Italia ha la storia, l'Italia ha la cultura, la tradizione. Non a caso io ho fortemente voluto che la legge si aprisse con un'enunciazione di principio che poi alla fine è anche sostanza, cioè del riconoscimento del vino italiano, del paesaggio, che della pratica di coltivazione e di produzione rappresentasse il patrimonio culturale nazionale. Dico è un'enunciazione di principio, ma fino a un certo punto, perché poi si sostanzia con altre attività che vanno dalla tutela del paesaggio al recupero di tradizioni, a valorizzare la storia e la cultura che appunto sta dietro alla produzione di una etichetta. Questa è la differenza che fa il vino italiano. C'è naturalmente la capacità degli operatori, delle imprese, degli addetti ai lavori, ma abbiamo quel di più che è costituito da una lunghissima storia che appunto è rappresentata dal vino italiano nella nostra tradizione. L'Italia poi è il primo paese al mondo che si dota di uno strumento del genere, cioè completo e organico come il testo unico del vino, anche perché il vino è uno dei settori più importanti per l'Italia. Può essere anche uno dei volani per uscire dalla crisi economica grazie magari all'enoturismo? Ma indubbiamente. Il vino vale 10 miliardi nella produzione nazionale, 5 di questi miliardi sono destinati alla esportazione. Attraverso l'esportazione del vino noi portiamo nel mondo altri prodotti nel nostro sistema agroalimentare e promuoviamo un territorio. Quindi
investire sul vino significa dar luogo ad un momento virtuoso di promozione della nostra economia, della nostra cultura, delle tradizioni. E il testo unico appunto è un vantaggio competitivo per le nostre imprese, perché c'è meno burocrazia, meno adempimenti e nello stesso tempo più tutela del Made in Italy italiano, con lo schedario vitivinicolo, con il riconoscimento del vitigno autoctono e con altre possibilità che sono inserite nella legge. Quindi semplificazione e controllo per la tutela della qualità e la lotta alle contraffazioni. Indubbiamente, anche questo è un aspetto e dobbiamo avere la capacità di tenere insieme il rigore con la capacità di penetrare sui mercati. È importantissimo questo aspetto e il rigore lo si può mantenere senza appesantire di burocrazia le imprese e quindi abbiamo introdotto per esempio minori adempimenti tipo per le piccole cantine, per esempio non evitare la presentazione delle planimetrie, definire bene quali sono le sostanze che non si possono tenere in cantina in modo tale che tutte le altre ci possano essere tenute. Quindi ecco, uno strumento complesso, ampio, ma che a mio avviso dà un'opportunità in più al nostro tessuto imprenditoriale. La possibilità, Luca, anche di inserire in etichetta una doppia denominazione, per esempio una DOCG come il Barolo può avere una riconoscibilità geografica mettendo per esempio all'interno della DOC Piemonte. Sì, in effetti c'è questa possibilità proprio per legare il prodotto ad un territorio e rendere consapevole il consumatore di ciò che acquista e del prodotto e della zona di provenienza di quel prodotto. Quindi ecco, una valorizzazione che mette insieme la qualità e l'identità dei nostri prodotti agricoli, agroalimentari, in questo specifico caso del vino. Sì, importante soprattutto per l'estero. Poi parlando di estero, appunto, come dicevamo, il 50% del fatturato del vino deriva dall'estero. Ora, le piccole cantine, parlo in Italia, adesso si stanno organizzando per esempio per i mercati europei, per i mercati statunitensi, mentre invece trovano magari un po' più di difficoltà nei nuovi mercati, come può essere quello cinese, mi viene in mente, perché ci sono delle barriere linguistiche, culturali, burocratiche, che non sono semplici per magari le piccole aziende che non hanno gli strumenti e anche le possibilità finanziarie. Cosa può fare lo Stato per sostenere le aziende? Dunque, innanzitutto dobbiamo essere consapevoli che abbiamo grandi possibilità di crescita nell'export del vino, perché ci sono mercati tradizionali ormai consolidati, invece ci sono mercati che possono crescere, ad esempio la Cina. Noi stiamo esportando in Cina ancora un quantitativo insufficiente di vino rapportato alle altre. Siamo ancora il quinto paese. Alle altre realtà. È chiaro che dobbiamo essere consapevoli che in Cina l'elemento non solo della qualità, ma anche della quantità fa la differenza per capire le dimensioni di quel mercato. Ed è necessario che le piccole aziende, piccole e medie aziende che sono interessate a quel mercato riescano a far sistema, a mettersi insieme e da usufruire anche degli strumenti di promozione che i regolamenti comunitari offrono in questa direzione. Inoltre c'è la grande opportunità del mercato virtuale. Noi abbiamo vissuto le due ultime edizioni di Vinitaly in cui operatori del web cinesi si sono presentati per offrire le opportunità che quel mercato richiede. Ecco, io credo che i piccoli devono saper far sistema e talvolta non è solo una questione di capacità di impresa, talvolta è anche un limite, lo voglio dire chiaramente e francamente, culturale che le nostre imprese hanno rispetto a questo tema. Però ecco, se vogliamo conquistare nuovi mercati, la ricetta giusta è questa. Noi da questo punto di vista, come legislatori, ci stiamo impegnando per intervenire in tutti quegli impedimenti di carattere
fiscale, tariffario, doganale che potrebbero rappresentare appunto un ostacolo allo sviluppo di nuovi mercati. Sono cose che affronteremo nei prossimi mesi. Lo dicevo prima, il testo unico non è altro che un avvio di un lavoro importante sul settore vitivinicolo nazionale, fra cui c'è anche questo aspetto di come semplificare ulteriormente gli elementi legati all'export del vino italiano. Ci sono anche i fondi della Comunità Europea che ancora non sono sfruttati fino in fondo per la promozione delle cantine e dei prodotti all'estero. Sì, su questo sappiamo che si è creato qualche problema di carattere amministrativo relativamente agli ultimi bandi dell'OCM vino legati alla promozione. Proprio in questi giorni la cosa dovrebbe risolversi al Tribunale Amministrativo e so che il Ministero è in procinto di emanare un nuovo bando per la promozione. Bene, io so per iniziative che ha assunto il Ministro Martina con il tavolo di filiera del settore vitivinicolo che insomma si è concordato un percorso per usare al meglio queste risorse. Ecco, confido che nelle prossime iniziative questo poi venga messo in pratica realmente. Nelle ultime settimane affrontiamo anche un po' un argomento di attualità. Il gelo ha colpito a macchia di leopardo le produzioni di molte aziende. Si contano i danni, in alcuni casi con le lacrime agli occhi, perché è stata decimata in alcune aziende quasi l'intera produzione. Che cosa appunto, quali sono le azioni che sono state messe in campo per risollevarsi da questo problema? Dunque, noi dobbiamo essere consapevoli in agricoltura in primo luogo che ormai siamo soggetti a cambiamenti climatici repentini. Nelle ultime settimane ad una siccità che purtroppo continua si è alternato il freddo e il gelo che ha messo in ginocchio parte significativa della nostra agricoltura e delle produzioni a vigneto. L'invito è quello agli imprenditori di assicurarsi, cogliendo le opportunità che un piano assicurativo nazionale potrà dare. È uno dei progetti nazionali inseriti nel piano di sviluppo rurale, con una dote finanziaria di circa 1 miliardo e 300 milioni che vanno a abbattere il premio sostanzialmente che l'imprenditore dovrebbe pagare, sostenere nei confronti dell'assicurazione. Quella è la strada maestra. Sappiamo che non tutto ancora è definito, che il Ministero dell'Agricoltura ancora deve chiarire gli aspetti del piano assicurativo nazionale, ma è l'unica risposta, o perlomeno la risposta più efficace, che può tutelare le imprese rispetto a calamità di questo genere. Allora Luca, concludiamo la nostra intervista. Innanzitutto ti ringrazio per essere stato qui con noi, per essere venuto in visita a YNTV. Grazie a voi. E ti chiedo, come di consueto, qual è il tuo quotidiano sorsolungo, cioè i 5 minuti di pausa che ti prendi durante la giornata? Sono quelli a fine giornata, appunto. Nell'attività parlamentare noi siamo impegnati dalla prima mattina alla tarda serata. Uscendo dalla Camera capita di andare a cena con colleghi di altre regioni e cogliamo l'opportunità anche di confrontarci sulle produzioni vitivinicole che la nostra Italia straordinariamente offre al mercato e offre anche ai consumatori italiani. Quindi con un calice di vino in mano? Sempre. Ok, salute.